Torniamo a parlare di calcio. Il calcio dilettantistico canavesano è sempre ricco di società importanti, una di queste senza dubbio è il Vallorco. Squadra, famiglia più che squadra, che negli anni ha regalato momenti e risultati storici, ha scritto pagine importanti del nostro football. Oggi siamo con una delle colonne portanti del Vallorco degli ultimi decenni, Efisio Coco. Buonasera. Efisio, con lui chiacchiereremo appunto per raccontare un pochettino l'ultimo periodo, l'ultima evoluzione del Vallorco, che oggi è tornato dopo un po' di anni finalmente a calcare quelli che sono i palcoscenici importanti del calcio regionale, oggi gioca in promozione. Ma dietro c'è anche un settore giovanile che è da sempre uno dei fiori all'occhiello, non solo della società, ma dell'intero territorio. Efisio, allora, chiacchieriamo un attimino con te, due analisi veloci su quello che è stato, diciamo, l'ultimo percorso del Vallorco. Tu sei arrivato in un periodo in cui la Vallorco, come dice sempre il mitico presidente, sei arrivato quando era un pelino in difficoltà, comunque era una situazione in cui doveva cercare di cambiare passo. Questo passo, alla fine dei conti, per mille sacrifici è stato compiuto e oggi appunto siete diventati uno dei punti di riferimento comunque del calcio locale e in promozione, anche se, come dicevamo prima, tenetevi spenti, è un periodo non facilissimo, state cercando di dire la vostra. L'idea di calcio è sempre la solita per me e penso anche per tutte le persone, i colleghi che vivono il Vallorco in questo periodo. L'idea di calcio è quella di cercare di soprattutto di lavorare sul sociale, a partire dai settori giovanili. Poi diciamo che se non si disdegna di calcare qualche campionato importante, per arrivare lì sicuramente ci sono dei sacrifici non indifferenti. Il mio avvento al Vallorco, ho detto Alto Canavese perché la persona che in quel periodo lì mi ha fatto avvicinare al Vallorco è Gigi Pulici, che è il direttore generale. E il periodo non era facile, era una fase di ricostruzione e si è partiti a fari spenti, si è fatto un paio di campionati da vincenti, si è praticamente scalato tutte le categorie, tutte vinte sul campo senza nessun tipo di escamotage, anche perché le situazioni si sono presentate per affrontare anche quel discorso, però io ho sempre cercato di dare l'idea che i campionati vinti sul campo hanno un altro sapore e siamo andati avanti per la nostra strada, abbiamo fatto terza, 2 anni seconda, abbiamo fatto 8 anni di prima, siamo retrocessi, siamo risaliti, siamo sempre vivi, abbiamo cercato sempre di rimanere, come dire, cercare di portare qualcosa di positivo a Cornier che mancava da tempo. A oggi la squadra gioca in promozione, non è un periodo facile, non è un campionato facile perché comunque bisogna avere un po' di struttura e sicuramente a noi è capitato un anno prima di quello che non c'eravamo prefissi, di quella che era l'idea di evoluzione della Vallorco, però è capitato e si è colta l'occasione per intraprendere questa avventura e a oggi stiamo a galla, ci proviamo, vediamo, non molliamo niente, speriamo di riuscire nell'intento di poter disputare anche il prossimo anno in promozione, vediamo, non è facile. Se mi permetti, Efisio, tu hai portato a Cornier quello che è un po' il tuo spirito, lo spirito che ti ha sempre pervaso a livello sportivo, calcistico. Tu hai mosso i primi passi da allenatore, diciamo prima 550 panchine totali, tra gli amatori, hai vinto tutto tra gli amatori, hai portato anche questo spirito, quello dicevo prima, di famiglia, di unione, che molto spesso è più facile, tra virgolette, creare nel mondo dei dilettanti, creando un modo di lavorare che alla fine ha permesso anche a tanti ragazzi di esprimersi, certo, quando forse sarebbe stato per loro molto più difficile.
Sicuramente sì, è un modo di, come dire, di vedere il calcio, non so, nella mia umile carriera questo è stato veramente, penso, il motivo dominante per riuscire a ottenere questi risultati, per riuscire sempre a far parlare delle squadre che allenavi. Questa è l'idea. Speriamo di riuscire a mantenerla. Non è facile anche quel tipo di discorso, perché comunque i giocatori passano e a riuscire a inculcare determinati valori a ragazzi un po' più giovani è difficile. È difficile, ripeto, alla base c'è una struttura, bisogna cercare di crearsi i giocatori in casa. Non è facile, certo, perché i giocatori, i ragazzi vengono sempre meno, perché non lo so cos'è cambiato. Io sinceramente non riesco a capire molto, non c'è più quell'attaccamento a questo sport. Diciamo che non è più una priorità per i ragazzi e questo è un problema. Fisio, effettivamente da quando hai mosso tu i tuoi primi passi nel mondo del calcio a oggi, non voglio dire che siamo vecchi, però effettivamente c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni enorme. Un tempo era effettivamente il calcio lo sport forse più facile anche per i ragazzi a cui approcciarsi. Oggi ci sono molta varietà di discipline, certo, e quindi questo già limita forse anche la volontà di dire ok, non mi sacrifico da questa parte, ho la possibilità di andare a fare qualcos'altro, e questo, certo, e questo aiuta. Poi è vero che, diciamo, è cambiato il mondo del calcio anche perché oggi il numero di squadre anche nel territorio è diminuito tanto, quindi anche le possibilità di giocare. Si è dimezzato, c'è uno sterminio in atto. Io ricordo benissimo, noi non è che siamo, come dire, anziani, però siamo cinquantenni. Ricordo benissimo che quando eravamo ragazzi noi, ogni paese aveva la sua squadra. A oggi, se si inizia a partire dall'Alto Canavese a scendere giù, è un problema. Cioè, le squadre sono veramente... Quindi questo cosa vuol dire? Che le società che hanno resistito, che si sono organizzate, hanno, come dire, cercato di non mollare, adesso raccolgono i bacini, non è più ogni paese una squadra. E questo è anche un problema. È un problema soprattutto per la qualità. Perché poi sì, si fa calcio per sociale, per divertirsi, per mille motivi. Però diciamo che la qualità è venuta a mancare. È sempre più difficile avvicinare ragazzi di un certo tipo di valore tecnico, perché poi si guardano attorno ed è logico che vadano a scegliere magari società più forti di te. E questo per squadre come il Vallorco, in tutti questi anni è stato un grosso problema. È vero che il Vallorco, ricordo io quando ero ragazzino, era già una forza a livello di settore giovanile, nel senso che era un punto di riferimento. Oggi rimane uno dei punti di riferimento del territorio, perché comunque si crede molto nei giovani e poi soprattutto nella possibilità di farli poi esordire in prima squadra, che è una cosa non di secondo piano. Questo è un punto che ho sempre cercato di sostenere. E noi cerchiamo veramente tutti gli anni di già in fase di allenamento, anche se non sono impegnati nel campionato, di portare sempre più ragazzi anche solo a allenarsi, a calcare quell'aria, a respirare quell'aria. E questo devo dire che funziona abbastanza, perché riesce a coinvolgere i ragazzi, questo sì. A monte c'è un lavoro non indifferente ed è sempre più difficile. Fisio, non per ripetermi, però effettivamente il calcio è cambiato al di là di quello che poteva essere 30 anni fa, 20 anni fa, ma anche perché, è inutile nascondere, gli ultimi anni sono stati complicati, la pandemia ha bloccato i campionati, ha impedito non solo ai giovani, ma a tutti di allenarsi e giocare, ha praticamente azzerato quello che erano i tornei estivi, che erano un modo anche per fare gruppo, per conoscersi, per anche per, diciamo così, buttare un occhio a possibili nuovi acquisti. Mi, certo, ricordo quante volte si parlava il calciomercato, molte volte era quello estivo quello vero, certo.
Ecco, secondo te quanto è mutato, quanto la pandemia ha influito su questo cambiamento e questo cambiamento possiamo, diciamo così, farlo regredire, quindi tornare a fare un passo indietro e tornare a essere come prima, nel senso di dare di nuovo stimoli a questo sport? Sicuramente ha avuto un peso molto importante. Trovo che fino a una fascia di età i ragazzi hanno continuità, poi quando sono lì per sbocciare in categorie un po' più adulte, va a morire tutto, e quei 2 anni lì è stato veramente tragico e ne paghi le conseguenze ancora adesso, perché ci sono delle categorie che sono praticamente nulle. E quello è un problema. È un problema in generale per la società, per avere tesserati, per mandare avanti tutto, ed è un problema anche in visione di cercare di fare campionati un po' più importanti, perché determinate categorie richiedono i fuori quota e non siamo pronti. Voglio soltanto sottolineare che a oggi i fuori quota attuali sono quelli che hanno saltato 2 anni di calcio nel campionato di promozione, e si vede. Beh, certo, perché fisicamente e tecnicamente ti è mancato. Hanno vissuto 2 anni di calcio in meno. Puoi esserti allenato quanto vuoi, però il calcio, gli sport di squadra non sono sport in cui tu puoi giocare a distanza. Sono campionati che mancano e gli mancheranno per sempre, perché comunque sono 2 anni che vivi nell'adolescenza, dove cresci a livello tecnico, a livello tattico, a livello umano. Quello si vede, a mio avviso si vede. Per concludere, ancora tornando a te, Efisio, tu ti sei tolto tante belle soddisfazioni, perché dicevamo prima, hai vinto praticamente un po' dappertutto, 8 campionati, WISP, CSI, sì. Federazione. Direttore sportivo, allenatore, anche hai vinto me anche più di una volta da calciatore. Sì, sì. Quindi alla fine dei conti hai vissuto e stai vivendo una carriera sicuramente piena e che ti ha dato soddisfazioni. Però ti chiedo, oggi quali sono gli obiettivi che ti poni ancora? Cos'è che ti stimola ad andare avanti e eventualmente quali possono essere le cose che vorresti ancora fare prima di dire ok, adesso lascio spazio a qualcuno? Ma oggi sicuramente il pensiero è sempre rivolto a organizzarsi meglio. Poi bisogna vivere le cose nel tempo giusto. C'è il momento, io la vedo così, il momento in cui eri portato per fare l'allenatore, il momento che sei stato dirigente, adesso direttore sportivo, se così lo vogliamo chiamare, ma diciamo che è un titolo un po' gratuito, no? Soprattutto nel mio caso alla Val d'Orto. Beh, tu sei un factotum, fai veramente... Sì, è una nomina, come dire, d'ufficio. Però l'obiettivo per riuscire a resistere, e non uso una parola a caso, è quella di essere organizzati e avere la fortuna di avere collaboratori insieme, non dico di un certo livello, ma con una certa passione. Noi alla Val d'Orco siamo fortunati, c'è un bel gruppo di persone che si danno veramente da fare, non siamo in tanti. Però forse è questo che ci salva, però bisogna continuare a seminare, a portare gente, a far partecipare delle gente all'interno della società. Bisogna sempre curare tutto ogni giorno dell'anno, non è che si guarda il campionato, è riduttivo, le società rimangono in piedi perché sono annaffiate tutti i giorni. Se viene a mancare un po' di acqua un mese te ne accorgi, bisogna fare gruppo, stare assieme, condividere le cose belle e le cose brutte, quando si vince, quando si perde, in questo caso l'argomento è questo, non fare drammi e cercare di andare avanti nel migliore dei modi, cercare di dare qualcosa a questi ragazzi qua, non solo sotto l'aspetto calcistico ma anche sotto l'aspetto umano, fargli capire cosa vuol dire appartenere a una squadra, cosa vuol dire indossare una maglia, vivere il tempo che si trascorre con i compagni, con l'allenatore, con la società. Queste cose qua
se si è bravi a mantenere in piedi questi valori, il futuro può essere roseo. Guarda, Ottino, credo che le tue parole siano, possano essere la chiosa finale perfetta, perché effettivamente se si semina e va bene, però se non si coltiva nella maniera giusta, con il giusto amore, con la giusta continuità... Nulla è dovuto, nulla mai. È dovuto, assolutamente. Fisio, ti ringrazio, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, speriamo di rivederci prossimamente. Viva il lupo, sempre. Sempre, e di vedere sempre la Vallorco, sia la prima squadra che il settore giovanile, difendere, come ha sempre fatto con grande onore, i colori del Canavese. Ce lo auguriamo tutti. Grazie. Buonasera.